Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 210. Amore, che cosa porta la primavera del 2023? Ho già dedicato alle energie della primavera, ormai imminente, mancano pochi giorni. Quest'anno l'equinozio cade il 20 di marzo. Appunto, ho già dedicato alla primavera a cercare di capire quale sarà il dono di questa primavera, il precedente interattivo. Se non l'hai visto, ti invito a guardarlo. Con questo, invece, andremo a chiedere specificatamente per la sfera sentimentale, quindi se sei single, che cosa arriva nella tua vita o che cosa ritorna, oppure se aspetti un ritorno, o magari se la tua è una situazione complicata, come si evolverà. Andremo a chiederlo alle nostre tre varianti. La calcite sarà la prima, la sfera di calcite. L'avventurina pesca sarà la seconda e infine l'agata blu sarà la terza. Useremo anche tre mazzi diversi per le tre varianti. I tarocchi dorati degli Estensi per la prima, i tarocchi dorati di Botticelli per la seconda e infine i Visconti Tarots per la terza. Bene, la presentazione è velocissima, finisce qua, ti lascio scoprire che cosa ti porta la primavera nella sfera dell'amore. Ovviamente, però, prima sigla! Variante della calcite. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della calcite. Quali sono le tue attuali energie nei confronti della sfera sentimentale, le tue aspettative, i tuoi sogni? Oppure magari che cosa vorresti costruire e che cosa non vorresti costruire? Vediamo un pochino per te che hai scelto la variante della calcite. Quali sono le tue energie nei confronti della sfera sentimentale? Come la vivi? Quanto e come la ascolti? Come la vorresti? Usiamo per questa prima variante i tarocchi dorati del Rinascimento. Allora, il 9 di bastoni. Allora, il 9 di bastoni è una carta molto particolare perché se da una parte prevede una certa chiusura oppure magari una certa assertività di fondo, un po' le persone che mettono diktat, mettono paletti, mettono decisioni magari estremamente assertive, magari persone che sono, e secondo me anche a ragione, molto selettive o magari anche persone che vogliono raggiungere un determinato risultato e non tergiversano, non perdono tempo magari in altre strade alternative. È anche comunque la carta di chi ispira fiducia e ha comunque fiducia nel futuro, quindi comunque è una bellissima carta per quanto riguarda l'essere molto centrati su se stessi, sicuramente una carta estremamente positiva. È anche la carta delle discipline alternative, quindi cartomanzia, yoga, medicina alternativa, fiori di Bach, eccetera, eccetera. Ci dice anche che potresti avere una sensibilità molto forte o per queste discipline o in generale una sensibilità molto forte per ciò che è il voler arrivare al coronamento del tuo sogno. O comunque di ciò che tu vuoi. 9 di bastone è una carta estremamente pragmatica, prevede anche l'attesa di notizie, soprattutto da persone lontane nel tempo e nello spazio. Quindi potresti essere anche una persona che attende la scelta di qualcuno o il ritorno di qualcuno. Il 9 di bastoni è una carta che comunque volge in positivo.
la sentenza del tarocco e la carta della forza nelle avversità. Andiamo a vedere in dettaglio quali sono le tue energie. Il 4 di bastoni, il 7 di denari, la luna. Non sarà per tutti, ma secondo me qui proprio solo, sola non ci sei. Ripeto, non sarà per tutti, ma io credo che qua in un'ampia percentuale di casi ci sia già una frequentazione o una relazione. Il 4 di bastoni è un'ottima carta per la relazione, appunto, per quella che è l'amicizia, per quello che è il lavoro, per tutto ciò che è l'interazione con gli altri su tutti i livelli. Tuttavia, in modo molto simile al 3, addirittura forse più forte del 3, il 4 di bastoni è proprio la carta di chi sente di dover fare ulteriori passi, dover fare un po' uno step ulteriore, dover evolvere o crescere ancora. Il 4 di bastoni è la carta di chi percepisce un'ultima pennellata che manca il proprio affresco, un'ultima pennellata che potrebbe essere data con questo 7 di denari, carta di accomodamento, di scelta, di sicuramente anche grande beneficio a livello di frequentazione di un qualcuno. Di solito è la carta un po' del matrimonio di convenienza. Con questo non voglio dire che tu abbia aperto una relazione o un matrimonio di convenienza. Con questo voglio dire che magari la persona che stai frequentando, se c'è, è una persona che comunque non è che ti dà solo pane e amore, cioè una persona in grado di darti anche una solidità, al di là della solidità materiale, solidità anche intesa come presenza, una buona centratura, quindi sicuramente una buona centratura. Paradossalmente potrebbe essere questo che non ti piace, forse questa estrema tecnicità che vedi un po' attorno a te. La luna è un po' una carta di rimpianto, forse le notizie le attendi da qualcuno del passato, o magari le notizie le attendi da quella che è la tua vera interiorità, un po' come se tu dovessi scegliere se fare un po' tabula rasa di eventuali partner, corteggiatori, corteggiatrici, per ritrovare la tua vera essenza. Il 9 di bastoni del resto è una carta di chiusura. Se sei single, qua potrebbe non cambiare di troppo la situazione. Porte aperte ce ne potrebbero essere tante, ma non te ne va bene una di queste porte, uomo o donna che sia. E anche in questo caso, pur avendo comunque la certezza che riuscirai, perché qua c'è la certezza che riuscirai a trovare chi ti completa, hai bisogno di capire definitivamente prima te stesso, te stessa. Una luna è un viaggio nella memoria, nell'inconscio, nell'interiorità, e può essere anche il fatto che un qualcuno ci seduce. Questo qualcuno potrebbe non essere però del tutto libero o libera, quindi qua probabilmente c'è una persona che è un po' scontenta dell'attuale situazione, in quanto l'attuale situazione non sembra offrirgli stimoli per mettersi in gioco completamente, e ha necessità di ritrovare un po' nella memoria quello che è il mood, diciamo l'energia che lo aiuta o la aiuta a riprendere la grinta, a riprendere la voglia, a riprendere la lotta, il cammino. Allora sì, ti confermo che secondo me qua sei in coppia, però vedi che c'è un altro. Oddio, potrebbe essere anche al contrario, potresti essere tu il terzo, la terza, però siccome qua le notizie è come se le stessi aspettando, qui è come se rimpiangessi un qualcosa, un qualcuno, o se un qualcosa, un qualcuno ti fosse rimasto, rimasta nella memoria. Perché poi vedi qua c'è un fante di bastoni su un 7 di denari, quindi una carta che parla del trovare una soluzione altra per accogliere appunto
questa energia molto più gratificante dell'attuale asso di denari su quattro di bastoni, cioè un qualcosa di finito a cui però manca una pennellata, ed è un'attrazione, sì, qua potrebbe esserci proprio una coppia, una frequentazione già avviata, però qui c'è un po' lo spostare la memoria verso altre situazioni, non dico necessariamente per il passato, non sarà per tutti, uguale se sei single, identica cosa, qua ci sono vari ventagli di possibilità, tutti però a tuo modo di dire abbastanza manchevoli, e c'è comunque sempre un far riferimento ad una figura del passato o ad una persona che ci ha toccato nel profondo, da cui siamo molto attratti, perché queste sono due carte di sessualità. È come se tu avessi scelto di scindere la sfera sentimentale da quella del coinvolgimento materiale, fondamentalmente. Ci sono molte persone che lo fanno, non è che, per carità, forse anche perché non sei veramente convinto, convinta, soprattutto se sei già in frequentazione dell'attuale situazione, magari semplicemente sei una persona che non ha mai elaborato la perdita di un qualcuno di precedente, e quindi un po' tutte le persone che ti si pongono davanti le rapporti a questa persona qua. Sì, potrebbe essere così, mi viene da dire. Questo anche se sei single. Se ti riconosci nella variante, continua pure a guardare, in caso contrario hai altre due possibilità. Vediamo che cosa ti porta la primavera in amore. Per te che hai scelto la variante della calcite, cosa ti porta la primavera in amore? Allora, fante di denari, una comunicazione, una lettera, una chiamata, un messaggio, una persona probabilmente, forse anche un po' melliflua, diciamo così. Fante di denari di solito rappresenta un qualcuno che appunto o comunica con noi o addirittura lavora nel mondo delle comunicazioni e che di solito appunto compare per scritto o per videochiamata o per telefonata, e di solito una persona che ha però anche un po' un'indole particolare, perché laddove mostra una grande grinta, una grande motivazione, in realtà poi è anche soggetto o soggetta, se si tratta di una donna, a momenti nei quali questa grande motivazione sembra perderla. Il 6 di bastoni. Il diavolo, la papessa, ullala, la persona a cui stai pensando, sì, non, secondo me ti contatta o comunque ti compare davanti. Sai, la papessa e il diavolo insieme sono molto particolari, È la memoria di un qualcosa da cui non si riesce a staccarsi, o di un qualcuno, nonostante tutta la volontà. Sai, mi viene da pensare anche che qui ci sia, tra l'altro la papessa è una carta anche di segreto, soprattutto se sei in coppia, ad avviare una frequentazione, una relazione all'insaputa del tuo partner o della tua partner ufficiale di questo momento. Del resto il 6 di bastoni è una carta di successo, ma anche una carta di invidia, quindi di ciò che è nascosto. E rappresenta di solito appunto l'invidia degli altri di fronte a quello che è il nostro successo. Però soprattutto nella sfera, diciamo, dell'amore, due carte come il diavolo e la papessa sono proprio carte che vanno a parlare di un grande coinvolgimento, soprattutto a livello carnale. Quindi qua, secondo me,
questo fante di denari che potresti già conoscere, potrebbe essere una persona che tu, non dico rimpiangi, ma secondo me che ti ha toccato nel profondo, vuoi magari per modi di fare, vuoi magari per alcune qualità caratteriali o fisiche, o una persona che comunque semplicemente ti fa sangue. Qui la vedo riaffacciarsi nella tua vita. E soprattutto se sei in coppia, ti ripeto, la vedo un po' come forse anche un po' la tua volontà di trionfare su quello che ti ha allontanato da questa persona. Però, cioè, un diavolo da papessa è difficile dartele come conoscenza nuova. Avrei potuto darti un fante di denari come conoscenza nuova, ma un diavolo una papessa. Nove di spade. Il papa. Vedi, un diavolo e un papa. Sì, qui c'è proprio il fare le cose all'oscuro da qualcuno di ufficiale. Io penso che questa variante qua è un sette di spade. Sì, assolutamente. Io credo che questa variante qua sia una variante, diciamo, più per coloro che al momento sono in coppia. Perché qui secondo me si parla proprio di coppia o di un qualcosa che comunque si sta avviando anche, non necessariamente deve essere una coppia avviata da chissà quanto tempo. Però qui c'è proprio la memoria che si riaffaccia, seduce, vedi, un dolore. Il trionfo sul dolore, quindi il 6 di bastoni che va sul 9 di spade, un po' come se si volesse avere un anche forse anche in modo un po' compensatorio, mi viene da dire, un po' un'ultima parola su una relazione, un vincolo, un qualcuno che non abbiamo mai lasciato andare fondamentalmente. Sette di spade è una carta di nuovo di segreto, di pettegolezzo, così come il 6 di bastoni è una carta di invidia, ti dicevo prima. Quindi secondo me qua un pochino ci va a dire che c'è il riaffacciarsi di qualcuno che viene un po' a scardinare tante tue certezze, e soprattutto se sei in coppia qua, perché se no io questo papa potrei vederlo un po' come la tua famiglia, le persone che magari sono vicini a te, non famiglia intesa proprio famiglia anche come amici più cari o persone più che frequenti di più, ecco. Allora in questo caso potrei vederci appunto un po' il fare all'oscuro di queste persone con cui magari ti confidi anche un qualcosa, però si riguarda sempre o riprendere dal passato. E il diavolo, il papa, nel caso sei in coppia, riguarda proprio l'aprire una situazione parallela con un qualcuno di mai scordato, di mai sopito. Sì, secondo me è così. Voglio buttartici un'altra carta di sintesi, ma queste sono carte, se c'è qualcuno che legge i tarocchi penso mi darà ragione, queste non sono carte che parlano di una nuova conoscenza. E con un papa e una papessa, diciamo separati in un certo modo dal diavolo e dal sette di spade, secondo me anche, non c'è proprio una buona situazione di coppia, o comunque se c'è è solo apparente. Quindi qui si parlerebbe comunque dell'avvio di una frequentazione extra con un qualcuno che magari appunto ci fa sangue in un certo senso. Il 10 di coppe, sì, credo proprio di sì. 10 di coppe è una carta di coppia, te lo ricordo. È già molto ribadita questa cosa qua dell'essere in coppia, secondo me, o dell'avere comunque un qualcosa di aperto al momento. E secondo me questo può essere poi un qualcosa che va a portarti gratificazione nel momento in cui questo fante di denari rientra nella tua vita, perché qui è qualcuno che già conosci. Ora, il 10 di coppe e il fante di denari sono anche carte di visibilità, quindi potrebbe essere un qualcuno che ritrovi per caso fortuito, se non lo stai o non la stai aspettando,
o che magari ritrovi sui social, perché comunque il fante di denari è anche una persona che è molto attivo, molto attiva in fatto di comunicazione. Il 10 di coppe è una carta di riconoscimento, oltre che di appagamento di coppia, e quindi è la carta di chi forse anche sa riconoscersi in mezzo a tante persone. Io credo che sia così. Credo che qui ci sia qualcosa di aperto, non dico a livello karmico, perché non credo, forse un po' a livello karmico potrebbero dirmelo la papessa e il papa, a suo modo anche il diavolo, ma molto a suo modo. Non credo che qua si possa parlare di relazioni karmiche, qua sicuramente si va a parlare di un qualcuno, come dicevo prima, che ci fa sangue. E che nel momento in cui si riaffaccia nella nostra vita ci pone di fronte ad una scelta: abbandonarci e quindi tradire un po' il nostro attuale ruolo, soprattutto se in coppia, oppure magari non abbandonarci, ma reprimere un po' questa voglia di appunto di ritrovarsi, di riabbracciarsi, di ristare insieme. Fondamentalmente, qua c'è tanta fisicità, perché poi alla fine. Anche una carta come la papessa, benché sia una carta che esprime poco l'amore a livello di sentire, di parole, in realtà poi è una carta che parla di attrazione a tratti anche irrazionale, un po' come quella del diavolo, molto morbosa, possessiva. Così è anche in un certo senso una carta di 6 di bastoni in accezione più, fra virgolette, negativa. O un 7 di denari, laddove l'individualità è molto forte e vuole un po' piegare a quello che è il suo dettame, tutte le persone che ha incontro, o magari anche un fante di denari, persona che comunque si propone, comunica, eccetera, però fai che vada come vuole lui o come vuole lei, perché sennò crolla il mondo. Insomma, sono carte che parlano un po' di un'energia che si intende quasi pilotare in un certo senso. Del resto, prima mi era apparso un 9 di bastoni, quindi la carta di chi ti ho detto all'inizio è molto assertivo, o questo o niente. E qui secondo me vuoi il ritorno di questa persona, vuoi il riapparire, che non è detto che ci sia stato un qualcosa prima qua, può essere anche una persona che da sempre ti fa sangue, cioè magari alla fine dici oh, è tanto che aspetto, ma sì, me la godo. Vediamo cosa vogliono dirti gli oracoli, il Woodland Wardens. Il daino e l'avena. Guarigione, ci dice la carta. Il daino è timido e gentile, noto per le macchie bianche, le corna larghe e vellutate, corna che ogni anno rinnova. Allo stesso modo l'avena è simbolo di nutrimento che rigenera. Anche in terreni poveri l'avena può fiorire fornendo nutrimento abbondante. Riposati e ricaricati, la moderazione e la consapevolezza sono fondamentali quando ti riprendi da un momento nel quale lo sforzo è stato intenso. Potresti sentirti sopraffatto, aver bisogno di una pausa, prendi in considerazione l'idea di guarire da una situazione conflittuale. Secondo me, in maniera molto velata, ci stanno parlando del fatto che comunque. Vedi, anche in terreni poveri, ovvero anche in terreni nei quali magari non c'è tutta questa stabilità, quindi nella persona che comunque ti fa sangue, c'è comunque nutrimento a suo modo, però tu devi, secondo me qui dovrai un attimino guarire un po' il conflitto che c'è interno a te, che è quello che ti farà dire, ok, questa volta mi butto o non mi butto. Potrebbe essere così, perché questa carta di 7 di spade, secondo me, va a parlare molto del conflitto che tu proverai a riapparire di questa persona. Perché questa è una persona, ti ripeto, non deve esserci necessariamente un precedente fra voi, può essere anche una persona che ti ha sempre fatto sangue.
Vediamo il Saislon Lenormand. La luna due volte, mi sembra riuscita anche prima. La luna di solito è una carta estremamente melliflua per quanto riguarda il Lenormand, non è detto che sia una carta negativa, può essere positiva o negativa, è subordinata al significato delle carte che la circondano. È comunque una carta che parla di mente, di pensiero, di illusione, mistero, ricordi, passato, fecondità o veggenza, quindi potresti avere addirittura un presentimento del ritrovare questa persona estremamente carismatica per te, e potrebbe anche essere un qualcosa durante un viaggio, ben due volte me lo dice la carta della luna. E quindi ti dico, ad un certo punto qui sarà un po' la tua scelta di fronte ad un qualcuno che comunque ti prende a livello di carnalità, di sessualità, di bellezza, o perlomeno che ti fa sangue, come ho detto prima. Sarà la scelta tua se il vivere tutto un ventaglio di sensazioni che un po' anche ti spaventano, o se magari rifiutare anche questa volta, se già è successo, però poi magari vivere anche nel ricordo. Sarà la scelta tua, questa primavera ti porta l'occasione di poterti aprire definitivamente ad una situazione che forse per troppo tempo hai rimandato. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'avventurina pesca. La mettiamo qua e per questa seconda variante adoperiamo il mazzo dei tarocchi dorati di Botticelli. Andiamo a chiedere qual è il tuo attuale stato d'animo per ciò che riguarda la sfera sentimentale, quali sono le tue aspettative, com'è il modo in cui vivi la sfera sentimentale. Che cosa vorresti raggiungere e che cosa non vorresti raggiungere? Insomma, come ti rapporti in questo momento alla sfera sentimentale, tu che hai scelto la variante dell'avventurina rosa? Se la descrizione ti risuona, continua a guardare il video, in caso contrario hai altre due possibilità. Il re di coppe è una bellissima carta per ciò che riguarda l'empatia, il sentire più profondo. Il re di coppe è una carta di una persona che sicuramente ha anche molte conoscenze, è la carta di chi magari è un mentore o si affida ad un mentore, quindi magari anche se non c'è amore fra te e qualcuno c'è una grande empatia, oppure magari c'è una forte amicizia. Sicuramente il re di coppe ha una tempra artistica, comunicativa, per certi versi è molto fedele, ma fedele forse più a quelle che sono poi le sue regole, il suo dettame, il suo modo di vedere il mondo, di percepirlo anche. Il re di coppe è un creativo nei rapporti così come nella vita, quindi anche una persona che può avere anche più situazioni aperte, magari nessuna di queste può essere veramente una situazione completamente stabile, diciamo, però comunque è la carta di chi alla fine vive bene, vive in modo molto energeticamente sano questa sua condizione. Un re di coppe può essere anche una persona impegnata, quindi magari non sarà per tutti, però potresti essere anche una persona che in questo momento ha un impegno o comunque
che sta avviando un qualcosa, se proprio l'impegno non ce l'hai. Però ecco, non è una carta bruttissima, la carta di chi vive, lascia fluire, vive in maniera molto bella, molto creativa e sicuramente ha anche molte possibilità. Forse il re di coppe può essere una persona estremamente sensibile, quindi magari più che la paura di aprirsi, più che la selettività, il re di coppe forse vuol darsi con diciamo anche criterio, quindi magari darsi a chi è in grado di percepirlo nel profondo, un po' anche sorpassando quelle che sono poi le compensazioni egoiche che troppe volte avviano relazioni poi inevitabilmente destinate a crollare. Il 5 di spade, l'asso di spade, il sole. Ma qui probabilmente c'è anche una delusione importante alle spalle. Il 5 di spade è una carta che comunque parla di un qualcuno che forse non ha mai completamente elaborato quello che ritiene un tradimento. Tuttavia il 5 di spade è un po' anche, come tutti i 5, invita a fare un po' tabula rasa di ciò che ormai per noi è diventato soltanto un fardello, e quindi anche di aprirci, di recuperare un po' la nostra volontà per andare a portare alla luce con un asso di spade e un sole quella che è la nostra possibilità di interagire col mondo. Certamente qui potrebbe esserci anche un qualcuno legato ad una persona, o magari attratta da una persona che ha conosciuto in ambito lavorativo. Non sarà per tutti, però può starci anche una cosa del genere. Certamente sono carte che parlano del voler elaborare un qualcosa di limitante, al punto che un 5 di spade, carta estremamente forte, arriva un po' a darci l'energia iniziale di questo ternario che racconta il tuo stato d'animo attuale. Forse stai semplicemente cercando una persona che ti comprenda e ti capisca per come sei, e che magari faccia un po' tabula rasa di tante paure, di tante insicurezze maturate dalle relazioni passate, o da una relazione passata in particolare. Vedi il bagattello, una carta che certamente è molto positiva, però sotto un 5 di spade probabilmente mi va a parlare del fatto che non abbiamo ancora elaborato l'illusione o la menzogna portata da qualcuno, che magari al momento non c'è neanche di più. Il 9 di spade, sì, sono carte di dolore, carte di un qualcuno che forse vorrebbe aprirsi, la temperanza, ma ha bisogno di curare quella che è la forte empatia di questo re di coppe. È come se tu magari fossi anche spronato o spronata a fare il passo, a dire mi apro, però poi quando arrivi sul più bello, un po' un ventaglio di sensazioni, di emozioni, tutte un po' ferme su questo blocco qua, ti facessero tirare indietro. Se sei in coppia, qua invece potrebbe essere una persona che forse ha bisogno di portare alla luce delle nuove motivazioni per riuscire a sanare un po' una situazione che forse anche per ingerenza di altri a livello o familiare o amicale, non necessariamente di coppia, forse magari sta creando un po' di conflitto all'interno di una relazione. Quindi magari la classica suocera o i classici cognati che voglia mettere bocca, ecco qua la vedo un po' così anche, o anche gli ex in alcuni casi che comunque ogni tanto tornano a rompere le scatole. Ecco, qui ci vedo comunque di partenza una grande empatia, un grande bisogno di dare amore, di darlo in modo incondizionato, un grande modo di viverlo anche in maniera estremamente anche sentita. Qui sei una persona che sicuramente quando parla d'amore ci crede veramente, però vedo anche una grande ferita interiore, una grande paura, sì. E c'è da sanarla. La temperanza è una buona carta, assieme al sole soprattutto, perché ci garantisce. Temperanza è anche la carta del guardiano,
ci garantisce comunque che la tua energia riuscirà a portare alla luce questo grande bisogno di amare e di essere amato o amata. Andiamo a vedere che cosa ti porta la primavera, se ti sei riconosciuto o riconosciuta nella variante, in caso contrario hai un'altra possibilità. Per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca, che cosa porta la primavera 2023 nella sfera dell'amore? Il 9 di bastoni, sicuramente una bella carta, è un po' lo step successivo a quello che devi fare fondamentalmente. Il 9 di bastoni è sì la carta di chi si muove con accortezza, magari appunto per paura di ricadere nelle grinfie del casetto, della casetta umana di turno, però è anche la carta di chi fondamentalmente ha fiducia e di chi ispira fiducia. E quindi di conseguenza anche una carta che non volge proprio in negativo la sentenza degli arcani. È la carta inoltre delle notizie, la carta della connessione con l'universo, quindi qua potresti essere anche una persona che fa yoga, cartomanzia, fiori di Bach, discipline olistiche, però ecco, anche se così non fosse, tutto il ventaglio di significati del 9 di bastoni è comunque importante per quanto riguarda proprio la comunicazione con le persone e anche quella comunicazione che poi alla fine è sana, perché comunque la carta del mettere i paletti, nonostante sia una carta di fiducia, non è che io metto i paletti perché non mi fido, li metto perché ho rispetto, do ed esigo rispetto, un po' questo è il mood della primavera secondo me. Anche le notizie da persone lontane nel tempo come nello spazio potrebbero essere simboleggiate dal 9 di bastoni. Adesso andiamo a vedere che cosa ci dice in dettaglio. L'8 di spade, il 5 di denari. Vedi, tu riuscirai ad elaborare una perdita. L'8 di spade non è sempre una gabbia, è anche una carta di necessità di chiudere un conflitto su quella che è una perdita fondamentalmente. E la regina di denari, questa è interessante. Allora, questa è interessante perché pur se in ritardo, qua se sei single arriva una persona nuova come conoscenza, come possibilità, oppure già c'è nella tua sfera energetica come possibilità per aiutarti a rinascere. Se invece sei in coppia, qua arriva un momento in cui si riesce a ricucire un po' quelle che sono poi le varie divergenze che possono aver originato una frattura. Dico che va abbastanza bene, una regina di denari alla fine è una carta di chi si spende, si dona agli altri e di conseguenza ne riceve. È la carta di chi alla fine porta grande abbondanza e questa grande abbondanza te la porta alla luce di una perdita che tu però prima devi elaborare, devi sanare, devi curare. Un po' come se dovessi disconnettere la memoria da quella grande sofferenza interiore che ti è stata causata da un qualcuno che forse doveva insegnarti ad amarti magari un po' di più, perché poi la carta del 9 di bastoni è la carta di chi è fondamentalmente ha una grande stima di sé o comunque ha un grande amor proprio. Nove di denari, il mondo, vedi che ce la fai a chiuderlo, ce la fai a voltare pagina e qui ci potrebbe essere un incontro. Il mondo talvolta si dice l'incontro con l'anima gemella, regina di spade, probabilmente sì, probabilmente un incontro importante in quanto la persona che incontri, se sei single o che è nella tua sfera già energetica, potrebbe avere un po' le tue stesse difese alte, questo sì, questo potrebbe essere.
se sei in coppia potrebbe essere il recuperare una dimensione di quello che è il tornare su una frequenza che riporti la coppia ai fasti degli inizi, però secondo me non destinata a durare. Diversamente, se la tua è una situazione triangolare, qui secondo me c'è un po' lo scegliere di tagliare questa situazione o di allontanarsi anche mentalmente per aprirsi una nuova possibilità. Però vedi, la regina di spade non è un caso che mi esca da ultimo, non mi va solo a rappresentare la figura che arriva da te, uomo o donna che sia, lascia perdere se qui la regina è la donna. Mi va a rappresentare, secondo me, anche la tua capacità, di te che stai guardando la variante, di trasmutare queste energie di estremo dolore, di estrema sofferenza, in quelle che poi sono armi, quindi in quello che è poi un sentire certamente, forse anche meno, diciamo, meno dimostrato, ecco, meno comunicato all'altro o all'altra, però sicuramente molto profondo. La regina di spade è chi ha elaborato una perdita o chi sta elaborando una perdita, ma è anche la carta di chi si è fatta da sola, una generalessa alla fine. E quindi fondamentalmente qua secondo me c'è una nuova possibilità a livello di amore, che in un caso può essere, nel caso tu sia single, può essere una possibilità che ti viene data per ricostruirti e che ti invita proprio a ricostruire quella che è la tua, diciamo, il tuo modo di percepire la sfera energetica, ti invita proprio, ti porta proprio sensazioni completamente nuove. Mentre se sei in coppia, qua c'è un po' l'avviarsi ad un'ulteriore fase di crescita, ma che poi con una regina di spade forse tanto positiva non la vedo. Stessa cosa per i triangoli, anche per i triangoli vedo un po' l'andare a mettere i puntini sulle i per poi alla fine forse anche lasciare libero o libera l'altra di seguire la propria via. Libero o libera non vuol dire amare, perché poi oggi esiste questa cosa, se vuoi bene a qualcuno lo lasci libero, lo lasci libero. Per me è semplicemente una scusa per mettere le corna, appunto, basta. Io l'ho detto in una maniera molto più ampia, libero o libera in realtà devi liberarti tu qui se sei nel triangolo, e ce la fai pur con grande sofferenza. Una persona per te c'è, qualcuno in grado di curarti, però devi volerlo, qua secondo me. L'eremita, vedi, devi volerlo. L'eremita alla fine è il saggio, è colui che ha elaborato il passato. Devi elaborare il passato, sì, assolutamente. Qui non ce n'è, come si girano, c'è un po' una situazione in cui questa persona fa capolino o l'ha già fatto, e in un certo modo potrebbe esserci legato il discorso lavoro fra voi, il suo lavoro, il tuo, quello di entrambi. Però qua c'è un grande dolore, devi saper rilasciare. L'eremita è Asclepio, il grande medico, e il grande medico porta la cura per riuscire a specchiarsi nell'energia di un'altra persona, e quindi anche per comprendere che forse la nostra anima affine non è quella che ci ha feriti tanto, ma è quella che, con anche secondo me una certa dose di distacco, perché potrebbe essere una persona che non si apre subito, entra nella nostra vita per darci una possibilità, senza grandi pretese, senza grandi. Sappi che però questa persona è altrettanto ferito o ferita quanto te, quindi forse anche per questo il 9 di bastoni, forza nelle avversità, ovvero comunque non. E questa secondo me è una grande lezione, quando tu ti apri, e molte persone nei consulti privati mi dicono: io speravo che lui, lei mi curasse. Sbagliato, perché non puoi delegare la tua cura ad un'altra persona. Certo, un'altra persona può indicarti la via, però non può curarti, devi essere tu che devi curarti. Questa secondo me è un po' la lezione
che tu devi imparare in questa primavera per avviare questa cosa. Poi magari la capisci più in qua e sai come avviare tutto più in qua, però in linea di massima è questo: tu devi curare una sorta di quella che è la sfiducia, la paura, il dolore dovuto a un inganno che hai subito nel passato, probabilmente da qualcuno che nella tua vita doveva rappresentare uno spartiacque per te. Andiamo a vedere gli oracoli Woodland Wardens. L'Ariete e la Dalia. È una carta di azione. La carta parla appunto della determinazione dell'Ariete che rimuove gli ostacoli attraverso quelle che sono le sue forti corna. La Dalia invece è chiamata la regina del giardino di autunno ed è una pianta nota per la sua persistenza. Produce fiori in estate e fino all'autunno inoltrato appunto questi fiori sopravvivono alla maggior parte delle altre fioriture. Vedi che sono carte che invitano a resistere, un po' come questo 9 di bastoni. Ha il potere di realizzare i tuoi sogni, però devi volerlo veramente. Gli altri si stancano, perdono interesse, sono persone che magari non portano a compimento. Tu no, tu hai una grande determinazione, puoi portare a realizzazione i tuoi sogni, però attenzione che questa testardaggine che hai, dice la carta, non diventi poi un ostacolo che ti porti magari a sbattere la testa sempre su una situazione che ormai dovresti invece livellare. Quindi un po' quello che ti dicono è di importi in un certo senso, di aprirti alle nuove possibilità che ti si fanno avanti. Andiamo a vedere le Saislon Lenormand. Una bellissima variante della Sibilla Lenormand. Per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca. Tra l'altro l'Ariete me lo rappresenta bene il periodo primaverile. Beh ragazzi, c'hai il trifoglio o quadrifoglio a seconda dell'edizione, una carta bellissima. Il quadrifoglio di solito parla di avvenimenti piacevoli che si realizzano in tempi mediamente brevi, quindi fondamentalmente è una carta di grande positività. La fortuna, la sorpresa, le nuove speranze, la realizzazione, addirittura le piccole vincite. Insomma, tutto ciò che porta a realizzazione nel quasi immediato è rappresentato da questa carta. Quindi, cioè, quello che ti dicono è abbatti un po' queste resistenze interiore, perché qui secondo me già c'è una persona o più persone attorno a te più papabili con cui avviare una realizzazione. E anche se sei in triangolo, taglia, datti la possibilità di costruire un qualcosa di più solido, perché lo puoi fare, puoi imporre la tua volontà sul fato. Diversamente se sei in coppia puoi curare quello che è il momento, sapendo che però è una cura temporanea, secondo me, con quella regina di spade in fondo. Io ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'Agata Blu. Per questa variante useremo il mazzo dei Visconti Tarot, Visconti a lamina dorata. Andiamo a vedere chi sei tu che hai scelto la variante dell'Agata Blu. Quali sono le tue energie nella sfera affettiva? Che cosa vuoi? Che cosa vorresti? Che cosa non vorresti? Quali aspettative hai?
Come ti poni nei confronti della sfera affettiva, tu che hai scelto la variante dell'agata blu? Allora, Re di Coppe, carta molto bella, la carta del creativo, della creativa, di colui o colei che comunque ha un buon centro interiore. Potresti avere anche più situazioni aperte o papabili. Insomma, una carta che va a parlare di chi sa cosa vuole, sa come lo vuole, ha una grande empatia di fondo, una comunicazione con l'universo, col circostante, dettata dal lasciar fluire. Forse potrebbe avere anche una grande sensibilità, e questo può giocare a favore come a sfavore, perché magari una grande sensibilità può essere un qualcosa che si riprende un po' in maniera lenta da quelle che possono essere delusioni affettive o magari anche frustrazioni delle nostre aspettative in campo affettivo. Però il Re di Coppe fondamentalmente è la carta di chi è una sorta di mentore, oppure magari la carta di chi ha trovato un mentore. È la persona in grado di dare e in grado anche di ricevere, quindi almeno su quello che è poi il tuo modo di vivere il sentimento, su quello che vorresti dall'amore, probabilmente hai le idee ben chiare. Poi se hai dei blocchi, delle situazioni che magari ti hanno frenato un po' gli entusiasmi, quello è un altro discorso, però ecco, tu sai bene cosa vuoi. Il Re di Coppe potrebbe anche dirmi che non sei single, o che magari se sei single potresti avere appunto molte più porte da aprire, ma anche in questo caso forse un Re di Coppe potrebbe aver timore di urtare la sensibilità aprendo troppe porte, quindi magari potrebbe essere fermo in attesa di capire quale aprire, o se addirittura aprirsi ad una porta nuova. Ad ogni modo, qui, che tu sia in coppia o che tu sia single, c'è probabilmente una controparte che vorrebbe o dice la sua, quindi vorrebbe dire o dice la sua. Andiamo a vedere in maniera un pochino più profonda il diavolo. Il Re di Bastoni, la Forza. Sicuramente sei una persona che dà molto peso alla fisicità e alla sessualità. Il diavolo, il Re di Bastoni, la Forza, tre figure che a loro modo hanno una presenza anche molto imponente. Il diavolo è una carta di sessualità, diciamolo, non c'è niente di male, così come lo è la Forza. Ma la differenza è che laddove il diavolo magari è una carta di sessualità più ostentata, più vissuta in maniera libera, anche talvolta fantasiosa, la carta della Forza è la carta di chi cura il dettaglio, di chi si preoccupa comunque di mantenere un certo equilibrio in se stesso, in se stessa, anche a livello fisico, quindi di avere anche una certa presentazione, un certo modo di mostrarsi agli altri, o magari si cura facendo sport o anche facendo yoga. Insomma, una persona che sicuramente è molto attenta a quella che è l'estetica. Il Re di Bastoni è una persona che ha comunque, ancora ci tornano a dire, la possibilità di aprire più situazioni, oppure una situazione aperta, ma che comunque attende con calma, non c'è fretta, non c'è nessuna fretta. Quello che secondo me traspare da queste carte è fondamentalmente, al di là un po' di questo, diciamo, di questo diavolo che, ma del resto ragazzi, la sessualità, il vivere il sesso è un po', cioè un po', è una cosa naturale, quindi forse al di là di questo, che potrebbe essere un pochino magari quello che ti manca di più se sei single o se non hai possibilità di avere un compagno o una compagna, o magari anche che ti difetta un pochino in coppia, se per il resto qui c'è una persona che si dà i suoi tempi. Anche la Forza è una carta comunque di certezza, di vittoria, di trionfo. Quindi qua sicuramente, al di là di un momento in cui si vorrebbe forse anche un po' più di
leggerezza di stare insieme, qui comunque c'è una persona che fondamentalmente ha trovato, ha capito, ha saputo elaborare l'amore per se stesso, per se stessa, e il suo grande equilibrio lo porta ad essere anche comunque una persona desiderata, maschio o donna che tu sia. Questo non... probabilmente c'è stato anche un grande lavoro di elaborazione di relazioni precedenti, perché poi un re di bastoni alla fine matura anche una sorta di saggezza, laddove il re di coppe è molto più empatico, il re di bastoni è molto molto più diciamo accorto, paziente, quindi magari anche il discorso di essere ferito nel profondo da quelle che possono essere state relazioni un po' tormentate, ecco, un re di bastoni ha saputo lavorarci sopra, ha saputo far germogliare frutti nuovi, quindi qua sei una persona che probabilmente i conti col passato o li ha chiusi o li sta chiudendo definitivamente, eh? Qui il ritorno non lo... qui sei Cronos, il ritorno non lo vuoi. E poi molti mi chiedono perché. Io rispondo sempre perché quella minestra riscaldata non è mai buona. Poi sai, sono punti di vista personali, eh? Allora, vediamo un po'. Tre di denari, ullala, questa è bella, mi piace. Fante di coppe, questa mi piace ancora di più. Tre di spade, qui entra qualcuno nella tua vita se sei single o se sei in una situazione triangolare, può darsi anche che entri qualcuno. Anzi, forse è più facile che qui entri qualcuno all'interno di una situazione triangolare. Però siccome qui stiamo parlando ancora delle tue energie, perché poi vedremo dopo, perché qui mi dà un po' una sorta di... questa è comunicazione, questo è l'arrivo di un qualcuno. Mi dà una sorta di, diciamo, piccolo sguardo sul futuro. Vediamo di trovargli anche il senso per le tue energie. Con ogni probabilità quello che ci stanno dicendo è che tu potresti già essere in comunicazione o a breve sarai in comunicazione con una persona che per te è molto importante. Però c'è un tre di spade qua, e il tre di spade non è sempre una carta di tradimento, in realtà è un'ottima carta anche per quanto riguarda la necessità di spalmare un po' i conflitti, lasciarli andare e di credere molto di più nella propria individualità. Mi verrebbe da dire che qua tu forse ti spendi e ti perdi un pochino dietro a più situazioni, perché magari forse non, nonostante tu abbia una grande centratura interiore, non ti senti pronto, non ti senti pronta, e quindi un po' come se anche qui tu fossi il primo, la prima a lanciare il sasso e nascondere la mano. Un po' questo mi viene da dire, perché vedi, sto tre di denari fondamentalmente mi va su un diavolo, però il fante di coppe non lo posso vedere. Sì, lo posso vedere come il tuo entusiasmo, ok, va bene, però lo devo vedere anche, soprattutto in riferimento a un re di coppe, lo devo vedere di bastoni, scusami. Lo devo vedere, ma anche di coppe ce l'abbiamo, come un qualcuno che arriva un po' a spiazzare la tua armonia, qualcuno che arriva un po' a portarti questa coppa, appunto, che attende che tu gli dia la tua, vedi? Dall'ambito amicale, probabilmente. Però tu sei un capatosta, perché vedi qua alla fine c'è proprio un po' il dire sì, ok, vabbè, ora mi hai dato la coppa e devo fare, capì, versaci il vino, ti dice quell'altro, perché non qui arriva, devi essere un po' tu a rompere questa freddezza, anche se sei in un triangolo e potrebbe, qui arriva un qualcuno a portarti il rinnovamento, però devi rompere tu questa freddezza. Io credo che tu abbia una grande centratura che ti ha portato a diventare poi alla fine anche un po'
perdonami, non voglio offenderti, autoreferenziale. E questo secondo me è giusto fino a un certo punto, perché l'autoreferenzialità, se riesco a dirlo, è un qualcosa che sì, ok, è figlia dell'orgoglio, dell'amor proprio, però li porta un po' all'estremo, cioè ora non dico che devi essere sordio, io sono io e voi non siete, però cerca un po' di dosarla anche questa autoreferenzialità, che vedo molto forte, perché qui in realtà secondo me già se sei single intorno c'hai qualcuno, se sei in coppia addirittura qua ci potrebbe essere una coppia che alla fine si va a guadagnare anche una bella stagione di primavera, nonostante magagne, nonostante quelle possono essere anche ingerenze di terzi, però tutto perché fondamentalmente magari tu hai un po' troppa autoreferenzialità, eh? Ma non ti offendere, non voglio offendere, un po' la persona ha un'assertività molto forte ed è giusto per certi versi e sbagliato per altri. Andiamo a vedere cosa ti porta la primavera, eh? Ok. Il 5 di coppe è un ritorno? No, speriamo di no. Oddio, poi magari a te piace. 5 di coppe potrebbe essere il riaffacciarsi di un qualcuno, però non necessariamente. 5 di coppe è più, diciamo, una persona a cui abbiamo voluto bene, non un qualcuno con cui abbiamo avuto, oppure non necessariamente un qualcuno con cui abbiamo avuto una storia. La torre, che c'è? L'imperatrice. Il re di coppe, di nuovo. Sì, credo che ti porti il ritorno di qualcuno, anche inaspettato, eh? E secondo me, allora, forse queste carte in fondo che avevi un po' di chiusura può essere il fatto che magari hai dubbi di fronte a questo. Non perché io non credo che sia... Allora, non sarà per tutti, però secondo me qua c'è un ritorno in qualche caso con una persona con cui c'era un qualcosa di aperto, ma nella maggioranza dei casi credo con una persona con cui magari c'era una simpatia, ecco, un'empatia, una profondità. Però sì, è riaffacciarsi, cioè 5 di coppe è riaffacciarsi di un qualcuno che conosci. Quindi credo che ti porti veramente il rientro di un qualcuno. Un po' un'imperatrice, al di là della sessualità della persona. Una persona sicuramente molto affascinante, molto creativa, è molto anche... diciamo anche assertiva un po' nelle proprie scelte, quindi un po' sia un po' sei capatosta tu, un po' è capatosta lui o lei, però dai, magari è bello, anche perché una torre porta poi uno shock, un colpo di fulmine, un incontro a sorpresa, secondo me. E qua io con questo re di coppe che mi usciva anche prima, secondo me va a parlare proprio dell'interrogarti su quello che senti nel profondo di fronte al riapparire casuale di un qualcuno dal passato. Però secondo me qua non è un ex, potrebbe, ti ripeto, non sarà per tutti, però per me qui non è un ex. Allora, 2 di bastoni, 10 di spade, 3 di bastoni. Sì, credo che sia
una persona del passato, perché anche il 10 di spade è la chiusura di un periodo non bello o comunque problematico, o di distanza o di lontananza anche di vedute, che secondo me qua con questo 2 di bastoni va un po' a mettere in risalto, ovvero un po' forse anche lo scontro con una persona con cui magari c'è stato un allontanamento perché c'è la differenza di vedute, poi che sia stata una storia, che sia stata una piccola grande empatia come ho visto io, questo non cambia, qui probabilmente c'era un modo di comunicare completamente diverso. E un 10 di spade è proprio la carta che viene a focalizzare il nocciolo di una questione e quindi di conseguenza poi a settare un problema su quella che è poi una cura, avendo individuato il fulcro di un problema, di un allontanamento. Quindi secondo me qua c'è un'improvvisa rivelazione che può essere anche, allora anche qui per qualcuno sarà l'incontro casuale, per altri sarà proprio un qualcuno che alza il telefono e dice oh, c'ho voglia di rivederti, e te gli dici vai a quel paese. No, ora a parte gli scherzi, però effettivamente potrebbe per qualcuno arrivare proprio la notizia, vedi un po' come questo re con la coppa che aspetta, e questo 3 di bastoni aspetta da tanto, quindi qua sicuramente un qualcuno che magari aspetta da tanto di rientrare. Io credo che possa leggersi così, anche se sei in coppia, secondo me qua vedi c'è comunque uno shock, una folgore sulla coppia rappresentata da loro due, e c'è un 3 in fondo, quindi qua sicuramente c'è un riaffacciarsi di un qualcuno dal passato, o che è stata un ex, ma questo secondo me per la minima parte. Poi per carità sbaglierò io, però più o meno la vedo così. Andiamo a vedere con gli oracoli Woodland Wardens. Per te che hai scelto la variante dell'agata blu. Il serpente e la felce. Allora, il serpente e la felce ci invita a ricominciare da capo. Un po' come fa il serpente che muta regolarmente la pelle, quindi parla di rinascita e anche una guarigione trasformativa. In molte culture la felce è associata alla nuova vita e ai nuovi inizi. Soprattutto per i Maori della Nuova Zelanda, diceva il manualetto, l'immagine della fronda della felce è un motivo centrale che indica la crescita o il ritorno alle proprie origini. Qui non si scappa, qui è comunque veramente un ritorno. Quindi il serpente e la felce ti invitano ad avere fiducia mentre ricominci o intraprendi un nuovo percorso. Però secondo me qua il senso di ricominciare è molto accentuato. Comunque il messaggio della carta è che è imminente la rinascita di un qualcosa. Svincolati dai vecchi orpelli, dalle vecchie convinzioni. Quindi se qui c'è un qualcuno che si è allontanato da te per un motivo, una qualsiasi divergenza o anche semplicemente per i casi della vita, svincolati un po' dalle vecchie convinzioni, perché qui può rinascere un qualcosa di molto bello. Vediamo il Saislon Lenormand. Per te che hai scelto la variante dell'agata blu. La cicogna è una carta positiva, rappresenta gli spostamenti, i viaggi e soprattutto qualora esca accanto a carte che aiutano magari a chiarificarne il senso, parla di cambiamenti importanti nella vita del consultante. Con ogni probabilità qui c'è appunto per qualcuno sarà un incontro casuale, per altri sarà
la chiamata, come ho detto prima, la telefonata, il messaggio, che però portano poi a incontrarsi, a viaggiare. Io credo che qui si parli veramente, anche perché poi gli spostamenti ce l'ho nel 2 di bastoni, anche nel 3, io credo, e forse anche nella torre. Io credo che qui possa essere un qualcosa che rinasce da una situazione che in precedenza o non era mai nata, o non era nata completamente, oppure era nata ma si era arenata. Comunque, ecco, qua si tratta di un qualcuno che conosciamo, che rientra nella nostra vita e che ci viene a portare anche un po' una sorta di rinascita, e questo, se siamo in coppia, magari ci costa anche una scelta, perché comunque alla fine qua io ho visto all'inizio, soprattutto nella prima parte, tante resistenze interiori di fronte a riaffacciarsi nella nostra vita di questa persona. Io ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Tre varianti per comprendere che cosa la primavera del 2023 porterà nella sfera affettiva, o magari a quale nuova esperienza ci aprirà, o magari se favorirà un ritorno. Insomma, tre varianti che hanno alzato il velo su quello che porterà la primavera in amore. Io mi auguro che questo interattivo ti sia piaciuto, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento alla prossima video lettura della Lucerna di Cronos. Ciao! 110. Andremo a vedere Vaffanculo, rifallo. Interattiva numero 210. Amore, che cosa porta? Vaffanculo, fa cacare detto così. Che cosa porta la primavera per l'amore? No, è amore. Cosa porta la primavera? Rifare. Benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos. Qual è il dono di questa primavera? Questa volta vado direttamente in culo perché ho sbagliato. 210. Amore. Qual è il dono? No, il dono era precedente, non questo, dell'amore. Le tre varianti sono la minchia, l'anarchia e la, perché non me li ricordo, calcite, avventurina e qua. Interattivo, il precedente, dove andavo a chiedere le anarchie, cosa sblocca, che cosa invece magari vaffanculo, rifalla.